Domenica 26 settembre, nell'anniversario della dedicazione della Basilica Cattedrale di Albano, il Vescovo Monsignor Vincenzo Viva ha presieduto la Santa Messa con tutto il clero della diocesi. Di preghiera per tutti i popoli. È questa l'immagine che ci consegna il profeta Isaia nella prima lettura che è stata proclamata. C'è però una condizione che segnala il profeta Isaia come esigenza per essere accolti a pieno titolo nel suo popolo, nella casa del Signore. Servire e amare il nome del Signore. Servire e amare, verbi semplici, forse usati o addirittura anche abusati nel nostro linguaggio ecclesiale. Eppure è qui tutta l'essenza della vita cristiana, del nostro essere Chiesa, servire e amare. E quindi la nostra identità, il nostro essere, che ci deve rilanciare anche in questo momento, nel servizio e nello slancio del cuore. È questa l'essenza di una pastorale di cura, di cui questa chiesa di Albano si trova già bene indirizzata, grazie al magistero ricco, ispirato, competente del nostro cardinale Marcello Semeraro. Questa sera esulto anch'io, per la prima volta, per la dedicazione di questo Tempio Santo del Signore, madre di tutte le chiese della nostra diocesi. E insieme a voi vorrei segnalare al Signore umilmente la mia disponibilità ad impegnarmi perché la nostra Chiesa sia casa di preghiera, accogliente per tutti, capace di pluralità, ma anche di integrazione, di unità. Il secondo atteggiamento che chiedo questa sera è il rimanere ancorati a Cristo, nella pienezza del suo mistero di Dio fatto uomo. In questo nuovo tratto di cammino che intraprendiamo insieme, sentiamoci quindi sostenuti dal primato della grazia e dalla fiducia reciproca. Oggi ricorre anche il ricordo liturgico del copatrono della nostra diocesi, San Senatore. Poco sappiamo di lui, ma il mio cammino in mezzo a voi è partito l'8 settembre proprio dalle catacombe a lui dedicate. Nei suoi grandi occhi bruni, nello sguardo buono, nel piccolo affresco delle catacombe, luogo di nascita di questa chiesa di Albano, ho percepito freschezza, amore, slancio apostolico. Affido quindi me stesso, la nostra Chiesa, alla sua intercessione, oggi nel suo ricordo liturgico, affinché il cammino che ci sta davanti sia benedetto dal Signore e veramente un cammino sinodale, cioè fatto insieme, epifania del nostro desiderio di essere Chiesa comunione, dedicata all'adorazione e al servizio dei fratelli. Amen. Para e la chuva fria, vai entrando il suo barocco, e fa sama però ciò, come posso ser felice, come posso ser felice. Domenica 3 ottobre, con partenza da Castel Gandolfo ed arrivo ad Albano, si è svolto il Cammino per la Terra 2021, organizzato dall'Ufficio per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della Diocesi di Albano. Stiamo per vivere il momento culminante di questo tempo del creato, come viene chiamato a livello internazionale, interreligioso, interconfessionale.
questo mese, dal 1° settembre al 4 ottobre, insomma, l'inizio dell'anno liturgico ortodosso, e San Francesco, questi sono i due termini. Tempo del creato, in cui stiamo riscoprendo che per amare Dio con tutto il cuore dobbiamo amare anche quello che Lui ci ha regalato, il creato, e trattarlo bene. E se amiamo il prossimo dobbiamo rispettare questo creato di cui hanno bisogno anche gli altri, senza privilegi da parte di qualcuno oppressivi per gli altri, per le future generazioni. E insomma è un modo per esprimere la nostra fede, proprio credo in un solo Dio creatore, no? E su questo non rinunciamo a nulla se riflettiamo anche insieme con i musulmani, che per altro verso hanno questa convinzione in comune con noi, e così con i Baha'i, con gli altri. Durante il cammino si sono susseguite le testimonianze delle varie realtà associative partecipanti. Questo evento nasce proprio dall'esigenza di mettere insieme quello che è emerso, no, dalle encicliche Laudato Si e Fratelli Tutti, dove appunto l'incontro delle tradizioni religiose, delle confessioni cristiane e delle realtà associative dei territori vuole proprio in qualche modo sposare quell'urgenza di prendersi cura, che naturalmente fa parte sia dell'ambiente, dalla cura verso l'ambiente, ma la cura verso tutte le fragilità territoriali delle diocesi. E allora questa marcia, che da qui ci condurrà fino ad Albano, dove incontreremo il Vescovo, vuole promuovere l'attenzione su questo tema e in qualche modo mettere insieme tutti quegli uffici, anche della Curia, che hanno come scopo quello di prendersi cura pastorale delle diverse realtà presenti. Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle, senza nuocere a nessuno. O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli abbandonati e dimenticate di questa terra che tanto vogliono i tuoi, valgono ai tuoi occhi. La riflessione del Vescovo Monsignor Viva ha concluso l'incontro. Allora, se la casa che abitiamo è comune, anche il nostro impegno deve essere comune, deve essere unito e condiviso. È bello che ci sentiamo tutti uniti nella convinzione che il creato è un dono di Dio e che non bisogna solo custodire a parole, ma con fatti, con gesti concreti. Allora credo che questo cammino che avete fatto questa sera sia un segnale bellissimo, cioè il segnale che stiamo prendendo coscienza a vari livelli. E questa cultura, la cultura della salvaguardia, può nascere solo da due atteggiamenti, direi. Il primo atteggiamento è quello dell'umiltà. Il secondo atteggiamento, quello della mitezza. E se pensiamo bene, umiltà e mitezza è la strada che ci ha indicato San Francesco d'Assisi, è la strada del Vangelo. Grazie.